Che sono andata a memoria, abbiamo il comune di Mira, 39.000 abitanti, quindi simile a Campi Bisenzio, Comacchio, più piccolo, 23.000 abitanti, Parma, assolutamente il nostro fiore all'occhiello, con 117.000 abitanti. E poi ovviamente anche l'esperienza a livello nazionale del Parlamento, che nel 2013 il Movimento 5 Stelle entra in questa forma prepotente. Come è andata invece la storia qui a Campi Bisenzio? A Campi Bisenzio la storia è abbastanza particolare perché il MITACO, cioè il gruppo degli attivisti 5 Stelle, comincia a prendere forma, comincia ad avere una massa critica nell'estate del 2012. La parte complicata è stata decidere se presentare o meno una lista per queste elezioni comunali. Perché quello che ci ha aiutato è stato quello di applicare quello che è il metodo 5 Stelle. Quindi abbiamo seguito una certa procedura che ci ha portato a selezionare un elenco di candidati, un candidato sindaco, e direi una caratteristica fondamentale è quella di aver selezionato delle persone al di fuori della politica. Cioè abbiamo avuto anche persone simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, che si sono fatti vedere alle riunioni, hanno portato il loro contributo e avevano una storia politica alle spalle. Nel momento in cui c'è stato da selezionare i portavoce, quindi i candidati consiglieri, l'assemblea è stata abbastanza unanime e concorde nel dire a queste persone il vostro aiuto è prezioso, aiutateci, dateci una mano, però noi davanti vogliamo mettere delle persone nuove, che non siano in qualche modo accostabili alla vecchia politica. Se si segue questo percorso, quindi le origini del movimento, il metodo 5 Stelle che abbiamo applicato, direi che riusciamo a spiegare alla gente che noi siamo effettivamente diversi, per cui non si va solo a leggere il programma, i programmi tutti promettono tutto e quindi è difficile fare distinzioni, ma leggendo la storia del movimento si capisce che è qualcosa di diverso. Cosa faremo qui a Campi Bisenzio? Qui a Campi Bisenzio declineremo su scala locale quelli che sono i principi del Movimento 5 Stelle che sono stati definiti a livello nazionale. Ci sono dei punti cardine, le famose 5 Stelle, per esempio ambiente. Declinare l'ambiente qui a Campi Bisenzio significa sostanzialmente niente inceneritore, senza se e senza ma, e niente aeroporto, quindi niente raddoppio della pista di Peretto. Sviluppo invece di crescita, questo è un altro termine abbastanza complicato che vale la pena di imparare. Il modello imperante è quello che dice che per migliorare, per andare avanti, bisogna sempre crescere, quindi avere sempre più automobili, sempre più strade, costruire sempre più case. Questo è il modello della crescita continua. Un modello alternativo è quello invece dello sviluppo, cioè invece di andare a costruire sempre cose nuove, si migliora quelle esistenti. E quindi declinato su scala locale significa basta fare, mettere nuovo cemento. Vuol dire far chiudere le imprese edili? No, vuol dire per esempio prendere le vecchie abitazioni e trasformarle in abitazioni ecologiche.